Vangelo del giorno, 16 gennaio 2021. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, Gesù loro disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». In quest'ultima frase del Vangelo di oggi, «non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati, non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori», abbiamo la chiave di interpretazione del cuore di tutto il Vangelo. Gesù è venuto per farsi prossimo all'uomo, per farsi accanto all'uomo. Ma per quale motivo? Per guarire l'uomo da ciò che lo separa dal Padre suo, per ridare all'uomo l'uso del linguaggio dell'amore, del linguaggio di Dio, per insegnare all'uomo a camminare sulle vie del bene e ad allontanarsi dalle vie del male, per riportare il cuore dell'uomo nel cuore di Dio. La missione del profeta, la missione del ministro sacro, la missione del cristiano, ognuno secondo il ministero esercitato nella triplice, ecco, manifestazione profetica, regale, sacerdotale, deve avere una duplice missione: portare il cuore di Dio nel cuore dell'uomo, ma anche portare il cuore dell'uomo nel cuore di Dio, portare la parola del Signore in mezzo ai fratelli, ma anche portare la parola dei fratelli nel cuore del Signore. Far incontrare Dio e l'uomo, l'uomo e Dio, e questa è la missione. Ora Gesù, facendosi accanto a tutte queste categorie che erano considerati peccatori pubblici, vuole dire non solo che lui è venuto a salvare i peccatori, ma che la parola del Signore è anche per i peccatori, e anche i peccatori hanno diritto di potersi incontrare con l'amore misericordioso del Padre che tutto ricrea e trasforma. Allora facciamoci tramite di questo invito, tramite di questa parola, per fare in modo che i fratelli si incontrino con Dio e Dio raggiunga per mezzo nostro il cuore dei fratelli.